Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Video che registro con un mood particolarmente positivo perché... Dillo tu, vai, dillo. Non lo sai? Te lo dico io, ho passato un esame, ma sono sicuro che avrai aperto questo video non per sapere quanto ho preso, quindi non te lo dirò. Anzi, se tra di voi c'è qualcuno che vuole buttarsi, mi faccia sapere nei commenti secondo voi quanto ho preso. Non vi dico neanche la materia, fatemi sapere secondo voi quanto ho preso. Nel video di oggi facciamo un po' un ulteriore aggiornamento sulla situazione riproduzioni e soprattutto vediamo cosa mi sono portato a casa della fiera di Fiano Romano. E l'avete letto dal titolo, c'è anche un animaletto tanto atteso e tanto desiderato, sembrava impossibile ma alla fine l'abbiamo trovato. E quindi, visto che abbiamo un bel po' di cose da vedere, cominciamo subito. La prima cosa di cui faccio razzia appena arrivo in fiera, che io abbia acquistato o meno un animale, un prodotto o un qualsiasi cosa da quel negozio barra allevatore, è questo. Sono questi, sono tutti i bigliettini da visita degli allevatori e dei negozi che ritengo interessanti e che mi permettono di avere a portare in mano tutti i riferimenti per poterli contattare magari durante l'anno per chiedere disponibilità di prodotti, di animali, se appunto in fiera ho notato che hanno delle cose interessanti. Io ne ho qui tantissimi, vi lascio comunque il link in descrizione del canale Telegram dove vi lascio tutte le fotografie con i vari riferimenti, così se avete voglia di contattare, visitare i loro profili, potete farlo. Nessuno di questi mi dà un euro per pubblicizzarli, però ritengo sia estremamente utile sapere quali sono gli allevatori che sono stati presenti a questa fiera di Fiano, perché magari alla prossima edizione ci saranno nuovamente, quindi se volete prendere qualcosa da loro potete direttamente contattarli sui profili di riferimento. Ma tralasciando il discorso fogliettini, bigliettini da visita, veniamo al dunque. Che cosa ho comprato, come ho speso i miei soldi? Prima di tutto ho comprato un blocchettone di fibra di cocco, di quelli classici, ogni volta che vado in fiera lo compro perché mi serve, lo uso tantissimo. Poi ho comprato un bel Pothos, una di quelle classiche piantine che costano circa 3 euro, 3 euro e qualche cosa, che mi servirà prossimamente per allestire il terrario dei Ciliatus, ora che ho un pochino più di tempo libero. Sicuramente mi metterò a lavorarci. Poi ho preso una vaschettina di muschio, questo sempre per il terrario di Ciliatus. Poi ho acquistato questa piantina che, se non mi sbaglio, si chiama Fittonia, ma non ne sono sicuro, non mi ricordo la specie. Voi che sicuramente conoscete meglio di me le piante, lasciatemi qui sotto un commento con i nomi delle piantine, i nomi reali se li ho sbagliati. Questa anche è una piantina di cui in realtà non mi ricordo il nome, non so se l'ho mai saputo, però mi è piaciuta e l'ho comprata. I prezzi erano più o meno gli stessi. Insomma, mi servono per fare un primo tentativo, un primo test di inserimento di piante vere all'interno di un terrario. Non sono mai riuscito a tenerle in modo ottimale. Chi prima e chi dopo, mi sono morte quasi tutte, quindi faremo questo esperimento prossimamente. Infine ho comprato questo calcio classico con vitamina D3 e questa pappetta per i Ciliatus, che... vi devo dire, senza infamia e senza lode, pagata 12 euro un barattolino da 100 grammi, ce ne sono di più economici, mi sembra che comunque la mangino senza problemi, quindi che fa, ve la consiglio, sì, diciamo di sì. Sicuramente non è delle marche più conosciute, Necton, però insomma, credo che come mangimi per Ciliatus, alla fine, se andate a supplementare anche con grilli, magari con un po' di frutta fresca, uno male l'altro, insomma. Bene, ho anche fatto altri acquisti durante questo periodo. Primo tra tutti è questa mega pila di vaschettine che utilizzerò per incubare. In realtà ne ho ancora altre e vorrei portare la vostra attenzione sulle prime due, perché sono piene di vermiculite una e perlite l'altra. Il perché è molto semplice: la nostra signorina Gekina africana ci ha fatto due uova ormai diverso tempo fa. Ne ha fatte il 3 di marzo, oggi che sto registrando questo video è il 10 o il 9, non mi ricordo. Comunque sia, è passata una settimana praticamente, le ho tenute ad incubare e... questo è l'uovo, non credo uscirà nulla da qua dentro, e insomma, le ho tolte dall'incubatrice perché stava iniziando a fare la muffa, adesso vi faccio vedere l'altra. Questa è l'altra, anche lei è tristissima, ovviamente direi che è da buttare, che lei continua a fare a tenere nell'incubatrice. È un peccato perché quando sono uscite ho beccato praticamente Stripe mentre le deponeva. Dopo poco le ho prese, le ho messe ad incubare, le ho anche fatto la speratura, sembravano anche fertili, c'era il cerchietto embrionale, però purtroppo dopo una settimana questa è la fine che hanno fatto queste uova. Fatemi sapere qui sotto, sempre nella sezione dei commenti, secondo voi cosa ho sbagliato. Le temperature di incubazione sono quelle che mi ha anche consigliato Giulio di Vogue World of Geckos. Qui ho una vaschetta con vermiculite e qui con perlite, ho fatto una prova utilizzando entrambi i substrati in rapporto uno a uno con l'acqua e devo dire purtroppo non sono riuscito
in nessuno dei due casi. Boh, speriamo bene per le prossime uova. Nell'ultimo vlog inoltre ci siamo anche lasciati con Coco, che non aveva deposto ancora niente, erano passati quasi 50 giorni e la situazione iniziava a sembrare un pochino strana. In effetti, dopo 50 giorni dal primo accoppiamento, se quest'ultimo è andato a buon fine, diciamo che il ciliatus dovrebbe riporre. Per fortuna di lì a poco Coco, che ho preso apposta per questo video, ha iniziato a scavare, ha iniziato a simulare uno struzzo, metteva la testa sotto la fibra di cocco, si interrava completamente, insomma un comportamento che generalmente non le appartiene. Ovviamente tutto ciò perché doveva deporre. Ha fatto le sue due uova belline, sembrano anche loro fertili, adesso stanno ad incubare da ormai un paio di settimane e credo anche che me ne faccia un'altra coppia fra poco, credo, me lo auguro, insomma. Lei sta bene, mangia, cresce, chiatta, insomma, una Pasqua con loro. Veniamo adesso però al succo di questo video, al motivo per cui l'avete aperto, il fatto che siete curiosi, volete vedere cosa ho comprato, questo gicchino famoso Black Knight, ce lo fai vedere. Eccoci qui, sembrava impossibile, sembrava introvabile, sembrava inesistente, e invece ragazzi abbiamo un Max Snow maschio. Ma com'è? Tu non avevi detto che hai preso un Black Knight? Sì ragazzi, questo che vedete qui è un piccolo maschietto di Black Knight Mac Carbon. Facciamo un attimo chiarezza, cos'è so Black Knight, questi jaggi neri, questi jaggi milanistici di cui tutti parlano, perché poi costano così tanto? Vediamo un attimo di fare chiarezza su questo aspetto. Ora, tutti noi conosciamo i jaggi leopardini, se seguite questo canale li avrete visti centinaia e centinaia di volte e abbiamo capito che si differenziano in morph, ossia si differenziano in base alla loro colorazione e in base ai loro tratti genetici. Ora, esistono ad esempio i jaggi arancioni, che sono tutti i jaggi tangerine. Tutti i jaggi arancioni vengono definiti tangerine, ok? Ma dalla selezione, quindi dall'accoppiamento di jaggi particolarmente arancioni con delle caratteristiche comuni, si sono diramate delle line breed, ossia dei gruppi di jaggi sempre arancioni ma che hanno delle caratteristiche particolari. Ad esempio abbiamo dei jaggi tangerine che sono red diamond, abbiamo dei jaggi sempre tangerine che invece sono blue tangerine, abbiamo dei jaggi tangerine che sono invece electric. Insomma, tutti questi sono jaggi arancioni, però in base agli accoppiamenti che sono stati fatti e alle selezioni appunto che sono conseguenti di questi accoppiamenti, nascono i vari morph. Ora, anche dei jaggi melanistici ci sono delle line breed, quindi dei jaggi tutti quanti scuri, e si dividono in Black Knight, in Charcoal, in Carbon come questo, in Black Pearl. Tutti questi sono tutti jaggi melanistici, in realtà si fa spesso tutto un erba un fascio, si chiamano tutti Black Knight, quando in realtà per Black Knight si intende una selezione particolare. Lui adesso mi è stato venduto come Black Knight Mac Carbon, quando in realtà credo sia più corretto definire il suo morph Mac Carbon, in quanto il carbon è appunto una selezione di jaggi melanistici. Chiaramente queste line breed funzionano in questo modo, si accoppiano due jaggi che hanno le stesse caratteristiche e questa caratteristica comune tecnicamente dovrebbe essere amplificata nella prole. Mike in questo momento non è particolarmente scuro come i suoi genitori, che adesso vi faccio vedere, ma se lo fosse stato in realtà il suo prezzo sarebbe stato molto molto più alto. Tuttavia, essendo figlio di questi due jaggi che sono particolarmente scuri, ha nel suo corredo genealogico, quindi nel suo DNA, delle informazioni che serviranno poi alla sua prole per essere un po' più scura. Chiaro che se lo vado ad accoppiare con degli animali che sono anche loro scuri, ho più probabilità che i piccoli escano melanistici. Se lo vado ad accoppiare con un jaggo che come lui è chiaro ma ha un background di parenti scuri, probabilmente uscirà una percentuale minore, ma comunque una percentuale uscirà di jaggi melanistici. Se invece lo vado ad accoppiare con un jaggo che di melanistico non ha assolutamente niente, sicuramente i suoi piccoli usciranno magari leggermente scurini, ma nulla di eccezionale. Ora Mike ha circa 10 mesi e pesa una quarantina di grammi. Quando si parla di jaggi leopardini maschi soprattutto, già dal sesto mese dovrebbero essere riproduttivi, dovrebbero già essere fertili. Si preferisce come al solito aspettare che raggiungano almeno la cinquantina di grammi, anche qualcosa in più per le femmine, per essere sicuri che essi appunto siano riproduttivi. Io vi dirò, anche se Mike è giovane e non pesa ancora 50 grammi, pesa qualcosina in meno, ho provato comunque a farlo riprodurre, l'ho messo sia insieme ad Olaf che insieme a Snow. Olaf tra l'altro ha raggiunto i 55 grammi, qualora fosse stato maschio sarei anche riuscito a farlo accoppiare con Snow, ma chiusa parentesi. Dicevo, l'ho fatto sia accoppiare con Olaf, con la quale si è unito una sola volta,
sia l'ho fatto accoppiare anche con Snow, con la quale si è accoppiato direi più di una volta, se non mi sbaglio 3 o 4, l'ho beccato proprio subito malandrino con quella codina, e anche se piccola insomma. Ora non so quanto il suo seme sia solido, essendo un animale giovane, quindi non so quanti di questi accoppiamenti potranno darmi delle uova fertili. Ovviamente non ci penso neanche a farlo accoppiare con più di due animaletti, anzi piuttosto provo a farlo riaccoppiare più volte con la stessa femmina, in modo tale che gli accoppiamenti possano dare con più probabilità delle uova feconde insomma. Bene ragazzi, questi erano gli acquisti che ho fatto in fiera, questi erano gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la riproduzione di leopardini africani e Ciliatus. Mi raccomando, lasciatemi qui sotto un commento facendomi sapere se avete esperienza con i terrari naturalistici, con le piante vere, quali secondo voi sono le piante più idonee per un terrario di Jackie Ciliatus. Io non ne capisco niente, quindi ogni consiglio è ben accetto, magari anche se c'è qualcuno che ne ha bisogno può trovare qui sotto nella sezione dei commenti qualche aiuto per il proprio terrario con piante vere. Insomma ragazzi, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, io vi do un saluto, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao da me e da Mike.